Buonasera e bentrovati a Sassuolo Oggi TG. Dopo circa una settimana dalla strage avvenuta in città, Renzo Fontana è morto in una struttura per anziani. Il 97enne, padre di Simonetta Fontana e nonno di Elisa Mulas, era stato l'unico presente in casa a sopravvivere alla tragedia avvenuta in via Manin. L'anziano, infermo a letto, era stato probabilmente dimenticato dall'assassino e ovviamente non aveva potuto fare niente per fermarlo. Tanta paura, durata fortunatamente solo un pomeriggio, per la scomparsa dell'83enne Anselmo Cavazzuti, padre di Don Luca. L'anziano, dopo essere sparito da Sassuolo prima di pranzo, è stato ritrovato nei pressi di Bologna, dove è stato soccorso da un medico. 79 i nuovi accessi al centro antiviolenza distrettuale Tina nel 2020, di cui 33 da Sassuolo, 9 da Fiorano, 15 da Formigine, 17 da Maranello, 2 da Prignano, 1 da Montefiorino e 21 da fuori distretto. Sono questi i numeri presentati stamattina all'interno del Crogiolo Marazzi in occasione dell'evento Libere dalla Violenza. La giornata è iniziata alle 9 con un corteo silenzioso che ha raccolto anche molte classi degli istituti superiori sassolesi. La marcia, partita da Piazzale Porrino, ha fatto tappa all'installazione di Piazza Garibaldi per poi arrivare al Crogiolo, dove i presenti hanno ascoltato i saluti del vice sindaco di Sassuolo, Camilla Nizzoli, del sindaco di Formigine, Maria Costi, del vice sindaco di Maranello, Maria Elena Mililli e del consigliere delegato alle pari opportunità di Fiorano, Maria Luisa Cuoghi, e gli interventi del vice questore aggiunto Fabio Pecoraro e del sostituto commissario Ivana Decimo. A chiudere la mattinata sono state le premiazioni dei vincitori del concorso Libere dalla Violenza riservato agli studenti. Una persona che con il proprio lavoro ha dato lustro alla città e alla comunità di Sassuolo. Questa è la motivazione con cui il Lions Club Sassuolo ha consegnato il premio Un fiore dall'argilla al giornalista Leo Turrini. Ecco le interviste. Presidente, è un primo impegno, chiamiamolo così, sociale per quanto riguarda il Lions Club, un premio che corrisponde anche ad una tradizione che omaggia un sassolese che dà lustro alla città con le sue opere a livello nazionale. Siamo molto orgogliosi di questo, poter conferire un premio a un grande personaggio che dà lustro e prestigio alla comunità di Sassuolo. Il premio è un premio storico che viene conferito ogni 2 anni ed è la massima espressione, il massimo premio che viene concesso dal Lions Club di Sassuolo ai personaggi illustri che hanno dato appunto lustro e prestigio alla nostra comunità. Il premio è stato conferito sin dal 1998 direttamente dal come può fregiarsi del riconoscimento dato dal capo dello Stato appunto dal 1998, e quest'anno, dopo numerose valutazioni, abbiamo dato il premio appunto a Leo Turrini, il noto giornalista che da anni ci privilegia della sua presenza sui principali media nell'ambito sportivo e non solo. Il premio è anche un omaggio all'arte del territorio. Chiaramente, essendo nel comprensorio ceramico mondiale, noi abbiamo voluto riprodurre da un'antica maiolica sassolese questo premio che verrà conferito appunto a Leo Turrini, e anche una dotazione in denaro che il premiato dovrà poi destinare a un'associazione o un ente a sua scelta. Leo, non è la prima volta da Nemo Profeta in patria, perché Sassuolo ti ha tributato diversi omaggi, chiamiamoli così, però tutte le volte c'è sempre una motivazione in più che ci fa guardare dentro di noi. È successo così anche stavolta? Sì, assolutamente. Sai, io sono molto orgoglioso di appartenere a questo territorio. I miei genitori scesero dalla montagna, dal comune di Frassinoro, subito dopo la guerra. Io sono nato a Sassuolo, ho avuto la fortuna di fare un mestiere che mi ha portato in giro per il mondo per più di 30 anni,
ma sempre conservando il desiderio di tornare a casa, cioè casa mia è qui. E allora quando succede che insomma si sbagliano talvolta le giurie, no? Mi fanno sapere che vogliono darmi un riconoscimento, un premio, è un motivo in più per ribadire la mia fedeltà, vorrei dire insomma la mia appartenenza a Sassuolo. Sono molto contento. Cioè, il senso di appartenenza tu non l'hai mai nascosto, anche quando sei stato al centro di media e di premi nazionali. No, io anzi, guarda, poi tu lo sai meglio di me perché segui da vicino, è uno dei motivi di orgoglio in questi ultimi 10 anni è stata l'esplosione della nostra squadra di calcio, perché io ho iniziato a scrivere le prime sciocchezze sui giornali locali, non avevo neanche 16 anni, proprio parlando del Sassuolo. E quando poi è successo quello che sappiamo, la conquista della Serie A, l'Europa League, eccetera, mi ha sempre divertito molto poter dire ai miei colleghi, amici, a Roma, a Milano, a Torino, io sono di Sassuolo e siamo in Serie A come voi. E questa roba non avrei mai nemmeno lontanamente immaginato di poterla affermare quando andavo a vedere Sassuolo Crevalcore. Quindi insomma è un elemento di gratificazione in più. E puoi sempre dire vi abbiamo battuto tutti. Assolutamente, perché è la verità storica documentata dalle statistiche. E poi ripeto, è bello perché per noi che appunto, come in una canzone di Angelo Bertoli e dei suoi amici, noi che siamo nati qui, no? Avere anche la possibilità di riconoscerci in questo caso in una squadra di calcio, non solo nelle nostre meravigliose piastrelle bla bla bla, è qualche cosa che diverte e ti fa anche capire che siamo fortunati, come ho detto prima, ad appartenere a questa terra. Ultima cosa, non ultima, la beneficenza. Ti è stato donato un assegno che tu ci hai pensato, non credo tantissimo, perché rimanesse in zona. Sì, beh, guarda, in questo devo dire sono stato aiutato, perché la parte seria della famiglia è mio fratello, che è il responsabile di pneumologia all'ospedale di Sassuolo e che si è trovato in prima linea, ancora oggi lo è, contro il Covid, ha avuto anche la malattia, e io ho sempre cercato quando possibile di aiutare, e siccome questo premio dei Lions prevede che il riconoscimento economico venga devoluto a qualche cosa di solidaristico eccetera, sono andato sul sicuro, perché so le necessità che hanno per la salute di tutti noi all'ospedale di Sassuolo, al reparto di pneumologia, e quindi 3.000 euro finiscono alla fondazione dell'ospedale per sostenere la pneumologia. Ed ora passiamo allo sport. Al via giovedì 2 dicembre la 5ª edizione del Festival Sportivamente. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Fuori Campo 11, mira ad unire lo sport con la solidarietà. Giovedì si inizia alle 19.30 al campo La Madonnina a Modena con il primo memorial La Lilli, in memoria di Stefano Lugli. Venerdì al Palapaganelli il giornalista Marco Nosotti intervisterà l'allenatore e cavaliere della Repubblica Igor Trocchia sul suo libro Un calcio al razzismo. Sabato dalle 10 al Crogiolo Marazzi il giornalista Rai Jacopo Volpi intervisterà la pesista Assunta Legnante e alle 17 negli spazi di vetri ceramici la giornalista TRC Cristina Martinelli intervisterà la nuotatrice Ariola Trimi, l'ex ginnasta Nicoletta Tinti e il fotografo Sergio Santinelli. Domenica alle 10 in sala Biasin il festival ospiterà l'incontro Mens Sana in Corpore Sano con protagoniste la scrittrice Gabriella Landini Saba e la pedagogista Luisa Piarulli. Si termina la kermesse con la Yellow Run in partenza alle 15 in Piazzale della Rosa. Tutti gli eventi, a parte la Yellow Run, sono ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria alla mail info@fuoricampo11.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. Vi diamo appuntamento, come sempre, a domani.